Bene, io sono contento della vostra partecipazione, ringrazio il maresciallo dei Carabinieri, il comandante della stazione di Isola Capo Rizzuto per la sua presenza, ringrazio quelli della Misericordia per la loro presenza e tutti quanti, costituita la sezione bersaglieri di Isola Capo Rizzuto. Ospite qui a Isola Capo Rizzuto per la inaugurazione di questa nuova fanfara dei bersaglieri, il generale Calabrese. Ci può spiegare cosa è avvenuto oggi, generale? Oggi è avvenuta la inaugurazione della sezione bersaglieri di Isola Capo Rizzuto e contestualmente la inaugurazione della fanfara di Isola Capo Rizzuto. Quindi sono due realtà bellissime che sorgono in questa bellissima città. Cosa vuol dire essere bersagliere? Ah, questa è una domanda bellissima. Essere bersaglieri vuol dire tutto: essere leali, essere perfetti verso la società e verso tutti, essere di esempio ai cittadini. Essere bersaglieri è qualcosa che ti rimane nel cuore. Noi bersaglieri diciamo, abbiamo un bellissimo detto: bersaglieri si è a 20 anni e bersaglieri si è per tutta la vita. Quindi questo spirito proprio irruente, giovanile, pieno di entusiasmo e di amore soprattutto verso la nostra patria, verso la nostra bellissima e amata Italia, è lo spirito più importante che pervade la nostra vita. La storia della fanfara dei bersaglieri. Quando è nata la fanfara dei bersaglieri? È nata con la prima compagnia a Torino, la prima compagnia dei bersaglieri, quando il corpo era stato appena formato. Avanti alle compagnie che marciavano vi erano 22 bersaglieri che portavano la carabina sulla spalla sinistra e sulla destra avevano un corno da caccia. Con questo corno da caccia loro intonavano una marcetta così bella che si diceva faceva correre persino gli sciancati. Ha elogiato molto il lavoro soprattutto della Misericordia, invitandoli anche al prossimo raduno che avverrà a giugno. A Latina noi avremo il nostro raduno nazionale e quindi sarei veramente onorato e felice di avere tra i miei bersaglieri della sezione di Isola Capo Rizzuto anche i volontari della Misericordia. Bene, noi la ringraziamo per essere stato qui a Isola e i bersaglieri sicuramente contribuiranno per una crescita sociale di questa realtà. Senza dubbio, siamo noi felici di essere qui ad Isola Capo Rizzuto e daremo senz'altro tutto il nostro apporto e tutta la nostra solidarietà alla città di Isola Capo Rizzuto. Presente anche alla inaugurazione del Corpo dei Bersaglieri qui a Isola Capo Rizzuto anche il presidente dell'Associazione Misericordia, Leonardo Sacco. Presidente, come si è sentito quando il generale l'ha invitata al raduno che si terrà a Latina nel prossimo giugno? Beh, sicuramente siamo onorati di questo invito e questo perché il generale ha voluto un attimino invitarci in quanto noi non abbiamo un attimo esitato ad ospitare i bersaglieri nelle nostre sedi e qui a Isola Capo Rizzuto e di questa costituenda sezione dei bersaglieri, quindi una massima apertura e collaborazione, questa nuova realtà che va ad aggiungersi al già vario mondo associazionistico del nostro territorio. Il generale è rimasto molto sorpreso quando ha saputo che la Misericordia di Isola Capo Rizzuto conta oltre 500 volontari, un gran bel numero. Beh, la Misericordia Isola Capo Rizzuto è una realtà attiva da 30 anni e i numeri sono dovuti anche agli anni che sono passati. È chiaro che spesso si rimane sorpresi quando non si ha conoscenza perché forse in questi anni non siamo riusciti bene a comunicare effettivamente perché pensiamo più ad operare che diciamo, a comunicare quali sono i nostri numeri e le nostre attività. La nascita di questa nuova associazione può contribuire notevolmente a una crescita sociale di questo territorio. Sicuramente ogni aggregazione che comporta
un'unione di più persone verso un obiettivo comune contribuisce non solo alla vita sociale del territorio, ma anche a sradicare quelle poche ormai forme devianti che sono ancora presenti nel nostro territorio. Lo stare insieme, lavorare insieme, condividere insieme dei principi e dei percorsi sicuramente contribuisce a questo. Con Michele Proietto, presidente del gruppo Bersaglieri, appena nato di Isola Capo Rizzuto. Presidente, cosa è avvenuto oggi? Ci spieghi in dettaglio. La prefezione dell'associazione con il sigillo del generale di brigata Calabrese, Mario Calabrese, che nonostante tutto è anche presidente regionale dell'associazione dei Bersaglieri d'Italia. Oggi è stata una giornata meravigliosa, una festa bellissima, che una novità anche per Isola, con delle associazioni che già esiste, con la Misericordia e Protezione Civile, noi possiamo collaborare insieme con loro tranquillamente ed avere una sezione di armi qui anche a Isola. In contemporanea è stata inaugurata anche la fanfara dei Bersaglieri. La fanfara dei Bersaglieri, sì. È stata inaugurata la fanfara dei Bersaglieri, sarà la prefezione, l'autorizzazione generale, un secondo tempo con il generale che ci verrà senz'altro da Roma. Il generale vi ha invitato al prossimo raduno che si terrà a Latina, l'abbiamo vista molto soddisfatta quando ha ricevuto questo invito. Soddisfattissimo, perché noi siamo stati anche al raduno di Milano, è stata una cosa meravigliosa, ci è saltato il raduno di Torino, non per colpa nostra, ma per negligenza di qualche altra persona. Ora siamo qui a Isola Capriccio con la speranza che andiamo a tutti i raduni internazionali che ci esistono. Ok, allora un in bocca al lupo e tanti auguri. Grazie tanto, arrivederci, salve, buonasera. La benedizione di Dio onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo discenda su di voi e vi rimanga sempre. Amen. Auguri.